calcio è vita, il calcio è vita, per noi è vita, quindi entrare in un campo anche magari per vedere una sola partita è un'emozione unica, poi figuriamoci se siamo noi a giocarla. Giocare per me è una cosa speciale, un divertimento e anche uno sfogo, mi sento molto più leggero, sia se vinco sia se perdo. È un'esperienza bellissima perché nel campo le differenze si appiattiscono, quindi tutti quanti si sentono un tutt'uno. E anche a livello riabilitativo i progressi che si fanno attraverso il campo sono molto più rapidi rispetto ai progressi che si fanno normalmente dentro le strutture riabilitative. Gli ospiti hanno gradito molto l'esperienza dello scorso anno, tant'è che ci hanno abbastanza spinti a ripeterla quest'anno. L'esperienza la trovo molto valida, solo per l'aspetto calcistico, che poi probabilmente è anche in secondo piano, quanto per la possibilità di effettuare una serie di scambi, di confronti, di misurarsi con realtà diverse. Se dobbiamo parlare della valenza riabilitativa che può essere la pratica che può dare alla pratica dell'attività sportiva, gli agganci sono parecchi, perché noi lavoriamo con persone che hanno subito una sorta di arresto, diciamo, nell'iter della loro esistenza per motivi vari, per questi disagi psichici che si sono innestati. E quindi l'attività sportiva insieme con tante altre attività può consentire di riaprire dei canali di comunicazione, dei canali espressivi, dei canali attraverso i quali l'autostima può essere rafforzata, attraverso i quali la persona può nuovamente riappropriarsi del pronome io, cioè può dire di essere qualcuno, no? Se poi pensiamo così anche all'aspetto gruppale, perché chiaramente il calcio è un gioco di squadra, non è un gioco individuale, riusciamo ad aggiungere anche altre valenze riabilitative. Molte di queste persone hanno difficoltà nella socializzazione, nell'apertura, nella possibilità di comprendere gli altri, quindi il fatto di stare insieme su un campo, di giocare alla stessa partita, di utilizzare lo stesso linguaggio comunicativo che è quello della palla in campo, diciamo che consente con più facilità rispetto che so, ad approcci verbali, interrogatori vari, consente con più facilità di raggiungere l'altro, insomma, nella semplicità. Matti per il calcio è entusiasmo, gioia, distrarsi, stare in società con gli altri ragazzi, conoscersi, è anche un buon divertimento che usciamo fuori del territorio e ci conosciamo con le altre regioni, con le altre squadre. Sempre una grande emozione essere qua sul campo di Matti per il Calcio, uno dei tornei, una delle manifestazioni davvero più entusiasmanti che la WISP organizza sul territorio, ma soprattutto è il simbolo di un'attività che va avanti sul territorio da ormai oltre 30 anni. Quindi calcio sociale, tante davvero storie, tanto materiale narrativo. E poi qua ho ritrovato degli amici genovesi che hanno dato anche tanti anni fa il via al Giocando in Allegria Ligure, quindi un motivo in più di orgoglio. Rappresenta ovviamente la conferma di quanto viene fatto sul territorio durante tutto l'anno, quindi voglio dire attraverso l'attività sportiva, l'abbattimento delle barriere e riappropriarsi comunque da parte di persone che frequentano i centri di salute mentale delle azioni quotidiane tutti i giorni attraverso anche una pratica sportiva. Quello che ci, come dire, rende sempre più convinti rispetto a questa azione che comunque viene fatta, appunto, dicevo, è il fine che da quest'anno si può dire è stato aggiunto un altro tassello perché diciamo in molte occasioni questi ragazzi partecipano poi di fatto anche a tutte le attività, tra virgolette, istituzionali ovviamente delle nostre strutture calcio in tutta Italia. Non per ultima anche a livello nazionale una delle squadre ha partecipato insieme ovviamente a tutte le altre associazioni che hanno frequentato insomma la nostra finale nazionale ultima adesso ora a Rimini.